Sino a 10 anni fa le indicazioni su quale potesse essere la dieta migliore per ridurre l'infiammazione erano piuttosto scarse. Oggi la ricerca si è focalizzata sul nostro microbiota intestinale, l'insieme dei batteri che ricopre il nostro intestino e regola numerosi processi organici, tra cui l'infiammazione. Una corretta combinazione di queste popolazioni batteriche sembra essere la chiave per ammalarci meno e stare meglio. Ma come costruiamo questo equilibrio? Con i test sulle feci? Con i probiotici? No. Sembra che la dieta sia la chiave di questo processo. In particolare sembra che una dieta a base vegetale, quindi ricca di fibre, che sono il cibo del nostro microbiota, sia in grado di selezionare delle ottime popolazioni batteriche in grado di ridurre l'infiammazione. Ma anche il contrario è vero. Una dieta ricca di carni rosse, di cibi processati, quindi quelli che sono stati processati più volte, che vengono conservati a lungo, spesso nei pacchetti di plastica, e che contengono quelle cose che nessuna delle nostre nonne terrebbe mai in cucina. Tutti questi cibi favoriscono il processo di infiammazione. Vedo sempre più spesso pazienti che vengono in studio lamentando sintomi che sono stati attribuiti da vari test a presunte intolleranze, quando l'unica vera intolleranza è quella del nostro microbiota verso ciò che non è normale, quello che non è abituato a vedere e che quindi pensiamo ci faccia male. Le diete antinfiammatorie sono state di moda a lungo, ponendo spesso un'eccessiva enfasi sui singoli nutrienti o sull'esclusione di altri, quando invece la parola inclusione sembra essere la chiave del processo. Più che concentrarci sul ridurre l'infiammazione, dovremmo capire perché questo accade. Carni rosse, grassi animali, cibi processati sono tutti alimenti la cui degradazione sviluppa infiammazione. Per la medicina cinese sono alimenti che sviluppano calore, con tutti i sintomi correlati. Pensiamo all'insonnia, alla stanchezza, al calo di concentrazione, al gonfiore e molti altri. Quindi, come ridurre l'infiammazione? Una dieta varia, con un'ampia componente vegetale, quindi frutta e verdura fresca, quindi ricca di fibre, che è il cibo del nostro microbiota, è una parte del puzzle, ma non basta. Il cibo, la dieta, il microbiota, ma anche l'attività fisica, il sonno, le emozioni, tanto per citarne qualcuno, sono tutti elementi che vanno ad influire sul sistema immunitario, che poi è la centralina, il grosso regolatore della nostra infiammazione. Se vogliamo davvero ridurre l'infiammazione, dobbiamo tenere a mente tutti questi fattori. E così ci troveremo presto a parlare, piuttosto che di dieta antinfiammatoria, di stile di vita antinfiammatorio.